quando cerchi una ricetta, solo una formula è perfetta. Se vuoi vivere con gusto, due cuori, una cappa è il posto giusto. Ed ecco l'occorrente per la nostra torta di sfoglia rustica, campagnola. E allora io ho un bel po' di cicoria da smaltire perché ce l'ho da un po' nel frigorifero e sta patendo. Qualche pomodorino, anche lui ci sta abbandonando. Poi una mozzarella, io qua questa per pizza. Poi un paio di spicchi d'aglio. Due sfoglie, io ne ho una integrale e una normale perché queste avevo in frigo, voi prendetele come le preferite. Qualche buonissima oliva, io ho queste fatte da me che sono spettacolari. Olio extravergine d'oliva di quello buono, sale di quello normale, anzi no, iodato, ricordatevi il sale, compratelo sempre iodato, e del buon peperoncino. E iniziamo subito. Ho lavato e ripulito ben bene la cicoria, ora io la taglio, lo so che di solito non si fa, ma siccome questa mia andrà all'interno di una pizza salata, se la lascio lunga potrebbe dare fastidio quando si mangia, perché essendo lunga potrebbe uno affogarsi, tirarsi via un pezzo di pizza enorme. Invece tagliandola la fetta rimarrà perfetta e io la cuocerò in maniera più pratica direttamente in padella, non la sbollento, in modo che conservi tutto i suoi sapori campagnoli. Allora, in una padella metto due spicchi di aglio intero, un bel po' d'olio, circa 4 cucchiai, diciamo così, 4-5 cucchiai, i miei pomodorini tagliati grossolanamente, io ne ho soltanto 6. Tiro fuori dal barattolo delle meraviglie un paio di olive che appoggio qua, ma adesso denoccioliamo 2, 4, ne metto 7 perché le olive, ricordatevi, sempre dispari. Una spolveratina basta, di peperoncino. E adesso su tutto poggiamo la cicoria, che adesso vedrete come diminuirà di volume. Io la metto bella bagnata, non l'ho strizzata, l'ho lasciata un filino d'olio ancora sulla cicoria, così. Una bella presa di sale che metto sulla cicoria e non sotto, in modo che lei tiri fuori la sua acquetta. E adesso a fiamma medio alta facciamo sfrigolare un po'. Io ho messo alla massima potenza, io ho l'induzione, quindi per adesso comincio, faccio soffriggere il fondo di cottura, dopodiché do una mescolatina e copro. Sentite sfrigolare il fondo? Bene. Lasciatelo andare qualche minuto. Quando lo sentite più potente, muovete un po' la vostra verdura in modo da far insinuare ben bene il condimento tra le foglie. Fate andare ancora un attimo, quindi versiamo mezzo bicchiere d'acqua. Sentite? Non si deve spegnere il fragore del frigolamento. Voilà, mezzo bicchiere d'acqua, copriamo e lasciamo cuocere a fiamma media per un bel po'. Ogni tanto andiamo a rigirare le verdurine che non si attacchino sul fondo. Mentre le verdure vanno in pentola, io mi porto avanti il lavoro in teglia. Apro la prima delle mie due sfoglie, metto sotto quella integrale perché siccome non l'ho mai usata prima non so quanto sfogli, mentre sono certa che l'altra sfoglia veramente tantissimo, e quindi
l'appoggio così, la centro e l'appoggio. La bucherelliamo poco poco con una forchetta, quindi prendiamo la nostra mozzarella, la taglio tutta a fettine e la appoggio sul fondo. Ho questo rimasuglio di mix grattugiato con cui non posso farci nulla perché è davvero poco. Brava, lo metto qui per insaporire. Non ve l'ho detto perché viene buonissima anche senza, ma se voi avete così, mettete dentro tutto quello che avete da consumare. Queste sono le famose cene svuota frigo, no? Sono quei nuovi sapori che si scoprono, perché mescoli tutto quello che è in frigo, anche Bene. Il sugo del cane, e viene una cosa buona. Lasciamo tutto qui ad attendere, mentre noi ci spostiamo di nuovo sui fornelli a controllare le nostre verdurine. Ecco, vedete? La verdura sta perdendo il suo volume e sta cuocendo. Io non la sbollento prima per non farle perdere del tutto la croccantezza e anche quell'amarostico che a me piace abbastanza. Adesso, una volta che ha tirato fuori l'acqua di, come si dice, vegetazione? No, di cottura no? Vegetazione. Aumentiamo la fiamma in modo che nel cuocere essicchi. Naturalmente la facciamo cuocere con il coperchio in modo che continui a essere umida e quindi in un certo senso a stufare e a perdere la legnosità. Ci vediamo tra un po'. Alla fine, dopo una mezz'oretta, quello che avremo sarà questa meraviglia. Vi avviso, la cicoria è amara, quindi se non vi piace l'amaro usate lo stesso procedimento, ma che ne so, magari usate le biete o una verdura più amabile, viene buonissima lo stesso. Bene, voi mi direte, ah, ma se la sbollentavi sarebbe stata meno amara. Di poco, era un traffico pazzesco. Amaro per amaro preferisco il suo sapore naturale, perché almeno è bello deciso e ha un sapore, non viene una cosa innacquata e poi re-disidratata, così è più saporita. Quanto parli? Parlo, ho cucinato. Stacchiamo la fiamma e adesso, aiutandomi con due forchette in modo da lasciare in padella qualsiasi residuo di liquidini, di sughetti, trasporto la mia cicoria in cottura. Non so se mi avete vista perché stavo parlando con voi mentre lo facevo. Ho ben bene spappolato i due spicchi di aglio in modo da lasciare il sapore ma non lasciare il boccone per il commensale, tutto per uno, insomma, tutto l'aglio per una persona. No, distribuisco bene cicorie e pomodorini, olive su tutto. In molti mi chiedete come mi trovo con la cucina ad induzione. Benissimo, come vedete le cotture vengono perfette. Ho adesso imparato molto bene a dosare la potenza, perché prima all'inizio devi farci un attimino la mano, e mi trovo molto bene. Poi in questo frangente storico devo dire meglio. Ragazzi, qualsiasi cosa è aumentata, quindi o il gas o la luce. Beh, ma meglio pagare una cosa sola, una bolletta sola più cara, che non 100 bollette più care dove ci sono poi tutti i canoni da attivare. Io pago, ho una casa completamente elettrificata e anche elettrizzata, vabbè, avete capito, elettrificata, quindi io pago solo luce. Ah, ma una pasta frolla è tonda e l'altra è quadrata. E ora sono pazzi. No, non succede nulla. La posiamo innanzitutto. Vabbè, la copre. Tu che ti eri spaventata.
Avevo detto di non spaventarti. Io non mi spavento per queste cose. Rabbocco i margini esterni, ecco, così. Da una parte. Lava, non si butta via niente. No. Naturalmente se voi le avete tutte e due dalla... rettangolari o tutte e due, è meglio. Non farete questa cosa. Questa cosa. Questa cosa è, si fa? Si fanno queste cose? Si fanno queste cose. Quando uno cucina, questo è. Questa è cucina verità. Cucina vera. Questa anzi, stasera è la cena. Sì, sì. Quindi, come voi, come fareste voi a casa. Adesso con una forchettina bucherelliamo ben bene la superficie. Non metto olio, metto in forno. Io lo uso statico e ventilato combinato a 200 gradi per una ventina di minuti. Ogni forno è a sé, quindi voi controllate. Quando è ben sfogliata potete staccare il forno. Buona cottura, tesoro, a dopo. Ed eccola qua, bella bella, la nostra bella, bella, sfoglia. Bella. Adesso la faccio riposare un pochino, sì, e tra un quarto d'ora la tiro fuori dalla teglia e la taglio. A voi la farò vedere in foto sia impiattata che tagliata. Fatela anche voi, buona ciao! Buona cena! Ah, questa parte non è bruciata, è quella integrale che è più scura rispetto a quella non integrale. Quindi non fatevi ingannare dal marroncino della frolla, è soltanto che è integrale. Ciao! Ciao!